Ciao, sono Jacopo Marzi, sono del 94, ho 28 anni. Vabbè, qui sono con il mio secondo cortometraggio, ho già fatto anche un lungo e appunto un altro cortometraggio. Pescare è la prima volta, sì. Allora, in realtà, al contrario di tutti gli altri film che ho fatto, questo è nato in un modo un po' diverso, nel senso che non nasce da un'idea mia vera e propria, ma è stato commissionato, quindi mi è stato chiesto di andare a raccontare questa storia e questo è stato il primo grande ostacolo in realtà, perché appunto io, non sapendo nulla di Africa e non avendo mai pensato neanche di girare in Africa, mi sono subito fatto un po' di domande, nel senso: perché io devo andare in Africa a raccontare una storia? E anche io ho iniziato a studiare tantissimo del Benin, in particolare la cultura, la religione, tutto quello che concerneva anche la storia, e mi sono messo come idea quella di fare un piccolo, diciamo, racconto di qualcosa che potesse riflettere qualcosa di più grande, quindi di più che parlasse a tutto il mondo, non solo all'Africa, anche un po' per dare dignità a una certa immagine che si ha sempre dell'Africa, della povertà assoluta. Invece volevo restituire un po' di dignità anche a questi bambini di questi villaggi, perché ne hanno tantissima. Lì sul campo ho trovato i miei due personaggi, tre in realtà insieme alla madre, e loro univano molto bene l'aspetto spirituale di religione con la cultura del posto e anche un respiro più ampio, perché appunto loro sono due gemelle che nella cultura voodoo è un aspetto molto, molto importante, perché sono considerate sacre, come sono considerate sacre le madri che hanno avuto dei gemelli. E lei non ha avuto solo due gemelli, ma ne ha avuti in realtà sei, cioè ha avuto tre parti gemellari, di cui quattro di questi sono morti, e quindi avevano anche le classiche bamboline dei gemelli deceduti. E da lì poi la storia, il fatto che loro attraversassero la foresta ogni giorno per raggiungere la scuola, mi ha dato questo, appunto, questo collegamento anche più ampio del fatto del simbolismo della foresta, quindi che è un archetipo della crescita, dell'attraversamento, dell'arrivare all'età adulta, con questa conclusione del cammino verso la scuola, quindi verso il futuro e l'attraversamento delle cose che possono essere negative o difficili nella vita, che sono dentro la foresta in qualche modo. Allora, secondo me il valore di questo festival nella cultura italiana può essere il fatto di intanto dar voce magari a un anzi sicuramente dar voce a un continente che è poco, cioè i registi africani, i registi di questi paesi, io per dire a scuola di cinema non ne ho affrontati molto, non me ne hanno parlato in modo particolare, quindi sicuramente un'esperienza anche vedere un diverso approccio al cinema e un altro sguardo, e poi sicuramente il fatto di vedere storie su un continente che è difficile da raccontare e su cui non ci sono così tante storie, così tanti film, e averli a Milano in un contesto totalmente diverso sicuramente è un valore aggiunto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. 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 Thank you.